un vero e proprio comando di banditi in azione, armi in pugno e volto coperto. Erano almeno tre, secondo la ricostruzione, i malviventi che hanno fatto irruzione nella villa di Roby Facchinetti a Bergamo. Mezz'ora di terrore, quella vissuta dal cantante e tastierista dei Pooh che si trovava in casa con due dei suoi figli. Sono giorni importanti e di preparazione per Facchinetti, perché è in partenza per Sanremo per la reunion della mitica band martedì, nella prima serata del festival. Ma qua giù non siamo in cielo, e se l'uomo perde il filo, è soltanto un uomo solo. Sono stati 35 minuti terribili, più brutti della mia vita, ha scritto Roby in un post. Voglio però tranquillizzarvi, stiamo tutti bene. Le indagini della squadra mobile sulla violenta rapina vanno avanti nel massimo riserbo. I ladri, abiti neri e un passamontagna a coprire il volto, hanno fatto irruzione nella villa dove Facchinetti abita da sempre, domenica in tarda serata. Pistole puntate e minacce, tante minacce, hanno costretto il cantante e i suoi familiari a consegnare gioielli, orologi e forse anche del contante. Il bottino non sarebbe stato ancora quantificato, mentre quel che appare inquietante è che i tre si sapessero muovere con una padronanza sospetta all'interno della casa. Da quello che è trapelato, non sarebbero state forzate né porte né finestre. Sembra che siano andati a colpo sicuro, sapendo bene quando colpire e cosa chiedere. È solo un'ipotesi, ma questo spinge chi indaga a non escludere che dietro al colpo possa esserci qualcuno che conosce i Facchinetti e abbia frequentato la villa per qualche ragione. Non è la prima volta che la famiglia viene presa di mira. Nel febbraio 2017, sempre nella villa di Bergamo, c'era stato un tentativo di furto, ma in quell'occasione il ladro fu allontanato dal genero del cantante, campione di arti marziali. E il figlio di Jay Francesco pubblicò un post durissimo: «Mi compro un arsenale, se qualcuno entra in casa mia con i miei figli, non esce vivo». Nell'agosto del 2020 è stato lo stesso Francesco a subire una rapina. Era in casa con moglie e figli. Pubblica un altro durissimo post e anche un video che mostra un uomo con la torcia in mano mentre esplora le stanze per rubare. Anche in quell'occasione momenti di terrore, come quelli vissuti domenica sera da Roby e la sua famiglia per mezz'ora in balia di un comando armato.